santo e benedetto, e abbiamo già iniziato la meditazione delle beatitudini. Naturalmente, ecco, tante volte abbiamo riflettuto su queste otto chiavi per aprire lo scrigno della felicità. Beatitudine vuol dire proprio felicità, beato vuol dire felice, e la felicità è un qualcosa che tutti desiderano sulla terra. Addirittura ci sono delle costituzioni civili, come quella degli Stati Uniti, che prevedono la ricerca della felicità e la garantiscono proprio a livello legale. Ma che cos'è la felicità? E soprattutto come si raggiunge la felicità? E che cosa vuol dire trovare la felicità? Ecco, per rispondere a questa domanda noi abbiamo una sola parola, che poi è un nome. È un nome che è al di sopra di ogni altro nome ed è l'unico nome nel quale gli uomini possano trovare la salvezza, ed è il nome di Gesù Cristo. Dice il libro degli Atti che appunto nessun altro nome è dato agli uomini perché gli uomini possano trovare la salvezza. Attenzione, quella che noi chiamiamo salvezza, gli ebrei la esprimevano con una parola che forse altre volte abbiamo sentito, che è shalom. Shalom nella lingua ebraica, nella lingua di Gesù, non voleva significare tanto la pace come quiete o come silenzio delle armi o come equilibrio superficiale magari di conflitti che ancora covano nella profondità. Pace nel linguaggio semitico, nel linguaggio biblico, è la pienezza di tutti i beni, e la pace interiore sicuramente, ma anche l'armonia con i fratelli, che si ottiene non a costo zero. Noi lo sappiamo che l'equilibrio, l'armonia con i fratelli, con le sorelle, con l'altro, è ciò che veramente serve a noi, perché noi possiamo avere questa sensazione della salvezza, della pace. E Gesù è la felicità. Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Dunque, quando noi comprendiamo dov'è la felicità, comprendiamo che si chiama Gesù. Quando noi vogliamo conoscere come andare alla felicità, comprendiamo che dobbiamo seguire Gesù. Quando noi vogliamo sapere che cos'è, chi è la felicità, è ancora Gesù. Quindi Gesù è la via, ma è anche la meta, e Gesù è anche l'indicatore, ecco, di questa via e di questa meta. Egli è la via, la verità e la vita. E naturalmente questa beatitudine ha tanti risvolti, ma è segnata sempre dalla croce, dalla sofferenza. Non vi può essere vera felicità a prescindere dalla croce. Perché ecco, noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, ma credendo che Gesù è il Messia, noi pensiamo che la sua vita è esemplare per noi. Ora Gesù, la sua vita terrena, ha dovuto passare attraverso la croce. Se ci fosse stata un'altra via per arrivare alla felicità, alla pienezza, al shalom, alla pace, alla pienezza di tutti i beni materiali e spirituali, al conseguimento di Dio, Gesù l'avrebbe seguita. E lui dice, quando risorge dai morti e spiega ai discepoli duri di cuore, dice così, che era necessario che il figlio dell'uomo subisse la passione, la morte e la sofferenza
della sua gloria. Allora, qual è la via della felicità? È la via della croce accolta con amore. La via della croce accolta con amore, come ha fatto il crocifisso. Vedete, i discepoli di un maestro crocifisso non possono che passare attraverso la croce. E la croce, vissuta non come momento di dolore fine a se stesso, ma come prova del nome dell'amore, come momento in cui noi possiamo mettere in atto le nostre potenzialità umane e spirituali di amore, è la via della felicità. E non può esistere una felicità senza croce. Ci ingannano coloro che ci propinano una ricetta così i cui ingredienti della vita non preveda la sofferenza, no? Se noi accendiamo la televisione alla sera, vediamo che a una certa ora fanno quiz dappertutto, no? Ci sono ballerine con 34 denti sempre a sorridere, e tutti i canali, no? C'è sempre una domandina: qual è la capitale d'Italia? Vinci 100 milioni. E quella dovrebbe essere la felicità, no? A basso prezzo, a costo zero. Sorrisi, soldi, balletti e cose del genere. La felicità non si ottiene così. Senza fatica e senza sangue non possiamo scrivere la parola shalom, ecco, nei nostri cuori. Questa pienezza di vita umana e spirituale. È quello che le beatitudini ci vogliono far capire. Ed è un cammino paradossale, lo ripeto questo. Vedete, i miti erediteranno la terra, ma apparentemente sembra che i violenti sono i padroni della terra. Saranno saziati coloro che hanno fame e sete della rettitudine, della santità, ma apparentemente sembra che chi mangia e chi è uno a cui non interessa la giustizia e la santità. Addirittura viene risparmiato in questo mondo, viene rispettato non chi ha compassione degli altri, così sembrerebbe, ma chi sembra essere spietato con gli altri. E allora ha ragione Gesù o ha ragione il mondo? Questa è la scelta che noi dobbiamo fare. Questa è la cosa che dobbiamo capire. Questa è la strada che dobbiamo intraprendere. Se noi crediamo in Gesù, dobbiamo credere anche che Egli ci ha salvato per mezzo della croce. E lo ripeto ancora, come Lui ha fatto della croce il segno d'amore supremo al Padre e ai fratelli, così anche noi delle nostre sofferenze dobbiamo fare il segno di amore a Dio e ai fratelli. Non so quale sia la tua sofferenza, cara sorella, caro fratello. Può essere un fallimento, una cosa a cui tu tenevi e non sei riuscita ad arrivare. Può essere il dolore di un figlio, può essere una malattia, può essere la solitudine, può essere... Ogni altare c'è la sua croce. Però ecco, tu raggiungerai la felicità, raggiungerai Dio, raggiungerai la santità, non nonostante quella sofferenza, ma attraverso quella sofferenza, vivendola con amore, perché l'amore è Dio e chi vive nell'amore vive in Dio. Ma in questo mondo segnato dal peccato, ecco, l'amore non può che essere crocifisso. Naturalmente, ecco, mi è piaciuto molto, entrando qui in questo tempio moderno ma bello, ottagonale, perché 8 sono le beatitudini, che all'inizio, proprio nella porta d'entrata, c'era una frase rivolta alla Madonna: beata tu che hai creduto, beata colei che ha creduto, no? La beatitudine viene dalla fede. E la fede non è sapere che Dio c'è. Io come esorcista so che i diavoli sanno che Dio c'è. Anzi, i diavoli sanno tutte le cose della teologia,
sembra che si sono laureati in teologia alla Gregoriana a Roma, sanno tutto sugli angeli, sui sacramenti, sui dogmi, sanno tutto. Credere però non vuol dire sapere che Dio c'è. Credere vuol dire avere la certezza che Dio è amore nella mia vita, anche quando tutte le apparenze sembrano suggerire il contrario. Questa è la fede. Credere vuol dire che Dio realizzerà il suo piano anche quando sembra che il suo piano è abortito al 100%, non si sta realizzando per nulla. La Vergine Maria, che ha creduto, ci insegna a credere, come una madre insegna ai propri bambini, come una maestra ai suoi alunni, ci insegna a credere, cioè a vedere l'amore di Dio anche lì dove sembra non essere.